passivo, questo 4-1 non è stato soltanto merito di un bel Cagliari? Beh, sicuramente è stato più merito nostro, voglio dire, il fatto di aver subito 4 gol dove noi ci abbiamo messo tutta la nostra capacità nel metterli in una condizione per segnare. Abbiamo sprecato 2 rigori, abbiamo avuto 5 valli gol davanti al portiere che abbiamo sprecato, ma soprattutto siamo entrati con una mentalità sbagliata in campo, cioè non siamo entrati concentrati, determinati, umili, con la voglia di portare a casa il risultato. Forse abbiamo segnato troppo presto, dopo 3 minuti avevamo già segnato il primo gol, peraltro un bellissimo gol di Rocchi, e lì a quel punto abbiamo staccato la spina. E questo è il risultato di un comportamento di una squadra che sicuramente era deconcentrata, demotivata, non volitiva, cioè forse poco umile, forse era troppo consapevole dei propri mezzi e come tale quindi ha staccato la spina. Il motivo di questa debacle quindi lo ritrova esclusivamente nell'approccio mentale alla partita? Ma sì, l'approccio mentale è approccio, oltre all'approccio mentale, sai, l'aspetto della concentrazione e la determinazione corrispondono al 70% delle qualità, delle potenzialità della squadra. Se tu hai una squadra forte e poi non esprimi potenzialità sul campo, è inutile che ce l'hai, no? Voglio dire, ecco, noi abbiamo agito non da grande squadra, ma da squadra che non è consapevole dei propri mezzi e che forse talvolta con alcune squadre che viceversa dimostrano carattere, dimostrano determinazione, dimostrano umiltà, sacrificio, le sottovalutiamo e poi facciamo una prestazione che è come quella di oggi. C'è la possibilità comunque di dare immediatamente una sterzata a questo brutto risultato mercoledì a Genova? Ma io mi auguro che ciò avvenga come è avvenuto in passato, ma è chiaro che questo mi auguro sia solo una parentesi e che il percorso a Lazio sia quello che la squadra ha dimostrato nelle ultime partite, in particolar modo. Voglio dire, la Lazio si deve essere cosciente dei propri mezzi, ma deve avere anche la concentrazione giusta, la determinazione e soprattutto molta umiltà, che torna libera in questa partita. È mancato perché, cioè, anche come sono stati sbagliati i gol, sbagliati i rigori, insomma, c'è un atteggiamento molto morbido, voglio dire. Una parentesi di mercato, Presidente, l'affare Cellerino si è chiuso, diciamo, con il passaggio a Livorno dell'Argentina? L'affare Cellerino è un affare creato dai media, non dalla Lazio, ma noi abbiamo il problema opposto, in attacco abbiamo il problema di far coesistere e giocare tutti gli attaccanti che abbiamo, noi non dimenticate, abbiamo Rocchi, Bande, Pezzale, Foggia, Del Nero, Inzaghi, cioè tutta una serie di giocatori che e sicuramente per le competizioni che abbiamo sono in esubero, pensi se avevamo l'intenzione di prendere un ulteriore giocatore. Il giocatore vi è stato offerto comunque? Ma a noi ci vengono offerti tanti giocatori, anzi io devo dire che secondo me i media che hanno esaltato questo tipo di operazione hanno fatto da sponda a qualcuno che aveva interesse a far passare un interesse della Lazio per poi dopo collocarlo, peraltro è stato collocato in Serie B come avete potuto vedere, perché da noi non avrebbe mai potuto giocare, no? Così pesante, vincere 4-1 a Roma non è da tutti. Sicuramente, il passivo diciamo che non ci aspettavamo sicuramente, parlo sinceramente, perché sapevamo, nonostante loro avessero giocato la partita di Coppa Italia, però ci aspettavamo comunque una Lazio che sa giocare a calcio, soprattutto nella fase offensiva hanno veramente grandi giocatori, noi sapevamo di questo. Però dall'altro canto siamo venuti a fare la nostra partita senza più di tanto pensare ai risultati. È chiaro che poi gli episodi ti aiutano e oggi sono girati parecchio dalla nostra parte. La forza della squadra di oggi è stata soprattutto non buttarsi giù dopo quel gol a freddo subito del vantaggio della Lazio. Hai detto bene, quindi sicuramente quello sarebbe stata la cosa peggiore che avessimo fatto durante la partita, però siamo stati bravi a non disunirci e non cadere nel tranello, soprattutto dell'andata, che ci è capitato l'episodio lì del rigore, addirittura noi vincevamo quella partita, eravamo tranquilli, però questa volta siamo stati bravi a tenere botta contro una grande squadra. Se questo Cagliari continua in questo modo sicuramente non sarà difficile la salvezza quest'anno. Ma prima di tutto pensiamo a quello, a salvarci il più presto possibile e poi se arriva qualcos'altro ben venga, però prima di tutto non facciamo passo più in là della gamba, ecco. Grazie mille. Abbastanza negativo dopo il pareggio, avete fatto una grande partita. Sì, sì, sicuramente siamo passati subito in svantaggio dopo 3 minuti e abbiamo avuto una grande reazione e abbiamo portato a casa 3 punti, forse con un risultato un po' bugiardo per quello che si è visto.
Comunque noi abbiamo notato un Cagliari in grande forma e che soprattutto ha impedito di esprimere gioco alla Lazio, intendo anche proprio dalle fasce, specialmente la fascia di Lichtensteiner. Sì, no, ma la nostra è una squadra che si sacrifica tutta. Il mister dice sempre che gli attaccanti sono i primi difensori e penso che si veda. E stiamo lavorando tanto e la vittoria fuori casa ci mancava, come ci mancavano un po' di punti fuori casa. Adesso iniziano ad arrivare. A Milano si poteva anche vincere, qua siamo stati bravi, cinici e speriamo che il cammino in Cagliari continui così. Senti, ovviamente l'obiettivo è la salvezza, però se continuate a giocare così, magari un pensierino all'Europa, alla UEFA? Ma penso che sia giusto per una realtà come il Cagliari per il momento rimanere con i piedi per terra, arrivare prima possibile a 40 punti, poi come ha detto il mister, se prima arriviamo ai 40 punti, poi ci possiamo levare veramente qualche soddisfazione importante per noi. Allora, compagnia di mister Allegri, mister, un grandissimo Cagliari visto in campo oggi. Ma nel primo tempo la squadra ha fatto veramente un'ottima partita, si è portata in vantaggio con delle buone giocate, delle buone azioni. Nel secondo tempo abbiamo difeso, siamo ripartiti in contropiedi 2 o 3 volte e potevamo trovare il 5° gol, nello stesso tempo potevamo anche subirlo e quindi rischiare di riaprire la partita contro una Lazio che non è mai stata doma e poi è sempre pericolosa nei suoi uomini. L'arma vincente di questo Cagliari è stata soprattutto sul lato caratteriale, non si è arresa assolutamente dopo quel gol a freddo biancoceleste. Ma sotto questo aspetto ragazzi state molto bravi, perché dopo 3 minuti trovarsi sotto contro la Lazio, reduci dalla partita all'andata e con lo stesso giocatore che ha fatto lo stesso errore, non era facile. Invece siamo rimasti tranquilli e siamo stati anche bravi subito a pareggiare e poi dopo sicuramente la partita si è messa bene. Striscia positiva dei risultati, grande qualità di gioco, questo Cagliari non dovrebbe aver problemi a trovare la salvezza, mister? Non dovrebbe aver problemi, ma mancano ancora 4 vittorie, quindi quando lo abbiamo fatto dopo vedremo.